foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione. Bella a tutti ragazzi, ben ritornati da Posto Joker, siamo tornati signori di nuovo su FIFA 17 e siamo qua appunto con il Road to Division 1, sempre con questa nostra fantastica squadruccia molto bella gagliarda qui. Vedete ragazzi che splendore che c'è qua, ragazzuoli, con Higuain, Salah Man of the Match, Insigne e tutti quanti. Allora, alcuni di voi hanno detto che appunto il Road Top Italian Team è la squadra simile alla praticamente questa qua che faccio del Road to Division 1. Da una parte sì e no, raga, nel senso che comunque il Top Italian Team posso utilizzare al massimo di questa squadra 5 giocatori, 6 giocatori con Buffon e le leggende. Vabbè, le leggende ragazzi sono quelle, e c'è Insigne, cose varie, ma per il resto ovviamente ci saranno delle modifiche da effettuare, perché Higuain non posso usarlo, Salah neanche, Nainggolan neanche, Pjanic neanche, neanche Alves. Quindi dobbiamo un po' andare a modificare il top del team. Comunque non vi preoccupate che cercherò di mettere i giocatori più differenti possibili. Intanto ragazzi vi voglio ringraziare come sempre per tutto quanto il supporto. Ci tengo ogni tanto a ogni video a ringraziarvi, perché comunque veramente stiamo andando molto molto bene. In più ovviamente adesso vi chiedo di lasciare gentilmente un gran bel pollicione in su per questa squadra fenomenale. E stiamo ricominciando questo Road to Division 1 sperando di andare a vincere più partite possibili, per non trovarci poi infine in difficoltà, perché dici ce ne mancano, che so, dove vince 3 partite su 3, assolutamente sono perdo tutto quanto. Quindi speriamo bene e speriamo di giocarcela al meglio. Vediamo subito il nostro primo avversario, che squadra ci pone qui dinanzi a noi. Bella squadra, raga. Questa è una bella squadra con Hazard, Sturridge, raga. Io Sturridge ho sempre avuto paura perché è una bestia incredibile. Poi sotto c'è Pogboom, abbiamo Kanté, Yaya Touré. Mazza, è bella squadra questa, c'è, raga, molto molto buona. Poi raga, non è detto che noi dobbiamo per forza continuare a giocare il Road to Division 1 con questa squadra, Cioè assolutamente, raga, me ne potete consigliare tranquillamente una, ma senza proprio problemi. Anzi, se ne avete qualcuna da consigliarmi, raga, lo sapete, io sono sempre disponibilissimo. Meno male, subito un palo prende. E Kit c'è manna, che l'hanno deviata. Infatti, che mi pareva strano che venga a prendere il palo così. Buono. Dai, Alex, a giro. Bellissimo, raga. Un'azione molto tranquilla, molto coordinata. Però purtroppo non abbiamo segnato, ma... ah, bello così. Bello, Pipita. Grande, grande, grande. Una grande, bella palla poi di Insigne. Non pensavo mandasse a segnare Higuain, ve lo giuro. Cioè, che quelli comunque il difensore stava bello coperto, Higuain. Ma è riuscito a segnare comunque, quindi... l'esultanza è stata minima, perché comunque è un gol che a me avrebbe veramente fatto rodere il culetto. Ancora Del Piero, buono, raga, tanto prima o poi glielo faccio così dalla distanza, Tanto glielo facciamo così dalla distanza. Ancora qua, sempre lui. E poi ragazzi, se chi ha visto la live, l'altro abbiamo fatto un gol di rovesciata, raga. Mamma mia, era veramente da sentirsi male. Bello. Bello, guarda ragazzi, proprio lo abbiamo spiazzato in modo incredibile il portiere. Abbiamo proprio angolato a tutt'altro palo proprio. Bello, 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 grande Pepita, raga. Hanno fatto veramente molto forte. Poi c'ha 93 di tiro, raga, cioè troppo. Cioè, Pepita 91 è tanta tanta roba, raga. Bello, non abbiamo mandato neanche fuori. Buono, buono, buono. Mo parte il contropiede, amico mio, te lo dico. Se riesco a far... ecco, niente. Se riesco a far partire il contropiede, ci sono... ma ancora tempo di finire le frase! Quella abbiamo preso. Ah, ciao io. Oh, raga, io sono proprio un gufo. Io parlo... mamma mia, che gufo che sta buono, Simo. Bello, Nainggolan! Non va, ragazzi. Devo riuscire a fare qualche altro... almeno un paio di gol, raga, perché sennò la storia si fa veramente tosta già, Adesso sul 2-1 la partita è tutta aperta, raga. Oh, porco due, che rimpallo! Che rimpallo! Un faccia a Pogba da solo proprio. Da tanti spazi la rimpallata davanti a Pogba che stava da solo. Ammazza, Dai. Beh, no, vabbè. No, sei un testa di cazzo, Insigne. Dai. Dai, non ci credo. Buttate d'accesso una partita vinta. Buttate al cesso una partita vinta, ragazzi. Come mi è venuto il culo buttare partite così. Che azione che eravamo fatta. Che serie. Mamma mia, che azione che avevamo fatto al 90esimo. Non mi puoi cagare un'azione così, Insigne. Non mi puoi cagare un'azione così. Che pareggio immeritato all'ultimo, guarda. Che palle. Parlo immeritato all'ultimo, ragazzi. Non durante la partita, perché per amor di Dio se l'è giocata molto bene. Però la dovevamo vincere. La dovevamo vincere, raga. Era vinta. Lì forse ho fatto io troppo di fretta. Però stavo davanti alla porta, raga.
Ho provato a fare il tiraggio, tutto per insegno, gli ha schiaffato dall'altra parte, invece ha tirato una mozzarella merdosa. Tre punti divorati, raga, tre punti divorati. Vediamo un po' il secondo avversario che squadra ci porta davanti, va. Bella questa pure, una bella Serie A con Icardi addirittura. Ciao Mario, bella, bella, bella squadra. Dai, siamo usciti, dobbiamo assolutamente rifarci, ma proprio assolutamente, non voglio errori. Mazza che tiro, meno male che mi ha parato, infatti subito in Golan prende già un cartellino. Mazza, belle quelle divise viola che c'ha sto ragazzo, mi piacciono, belle viola, belle differenti dal solito, mi piacciono. Guarda qua, tiè, l'ho spaccata a metà, porco due. Bello Pipita, bello Pipita, e dai, va. Che cazzo? Ma che stavo a fare polipo, porco due? Visto che se l'ha allungato, se l'ha tutto stranito, la maghera. Bello Pipita, vai, sempre lui, ragazzi, comunque, c'è niente da fa. È una bestia, è una, veramente una bestia lì. Grande, 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 1-0, mo, vediamo di non far cazzate, Simo. Bello, vai Insigne. Vai, no. Se sono sfaciati tra di loro, dai, non mi potete fare queste cose a me che mi fate ridere, portarci vostra. Ma come mi siete fatti a sfaciolare così? Meno male che l'ha allungata. Stava di. Stava a fare un passaggio di me. Porco Giuda. Vai con sto grosso teso. No, non pensavo mi arrivasse così. Ho visto che ha fatto la scivola da quell'altro. E tocca Brea, gliel'ha presa. Invece già c'avevo il tiro premuto, raga. Lì c'era da stoppare al tiragiro, era gol, raga, era gol, era gol. Attenzione, dovevo andare. Dovevo andare Insigne. Dovevo andare Insigne. Grandissimo Alves. Bello. Guardalo Salà. Racia non riesce a fare più un cazzo, Racia, raga. Si è offeso, l'hanno ammonito, si è sentito offeso Racia. Non riesce a fare più niente. Ah, beh, fuori gioco. Mamma mia. Non ci voleva, me smarcava così. Ma esci. Proprio con nonchalance l'ha passata lì così. Zitto, zitto. Madonna mia, guarda che gol che devono essere più aiuto tra poco, eh. Olè. 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 Del Piero. Del Piero. Bello così, ragazzi. Mo' tranquillo. Andiamoci a fare un gol tranquillo, ragazzi. Non andiamo a cercare gol troppo complicati, che qua, raga, potevamo sta già a 6 punti, eh. Anzi, 3 punti già potevamo averceli. Se riusciamo a vincere questa, se perdo pure questa, mi sparo oppure se vado a pareggiare. Però tutto è possibile, raga. Ancora 20 minuti di gioco questo e non so pochi, eh. Mamma mia, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Bravissimo Nesta, bravissimo Nesta. Via Del Piero. Via Del Piero. Vai Insigne. Vai Insigne. Vai Insigne. Ho provato a fare lo skill core, raga, perché tanto da là. Oddio, stava messo male, raga. Mi sono cagato un gol incredibile. Per fare lo stronzo, vedi? Per fare lo stronzo. Mi sono cagato un gol fatto, praticamente. Perché lì potevo fare, invece fosco il gol, un gol, un tiro normale, segnavo. Invece no. Invece no. Io voglio dare il calcio spettacolo e vado a prendermi nel culo poi. Er Pipita. Higuain. Mannaggia. Oh, l'allero. Madonna, se segnavo così, raga. Porco Giuda Racia. Che se puta casa era più a destra, raga, il pallone era gol perché ha fatto il rimbalzo e il portiere si era già buttato, eh. Minchia, faccio una rovesciata di gol al rimbalzo. È da sentirsi veramente male, eh. Ancora Insigne. Guardalo, guardalo come l'ha bloccato. Guarda come ce l'ha bloccato, il maledettissimo. Tacci. De Pippo. Dai, tante perse, amico mio, mi dispiace, ma questi tre punti ci siamo strameritati, ma meritavamo anche quelli di prima, raga. Potevamo stare a 6 punti, invece niente. Ce l'abbiamo presa riccamente in del culos. Dai, fischia arbitro, fischia, fischia che è finita. Fischia che è finita, signori. Eccola qua, pallone, via, giù per Buffon. E fischia, finisce. Buono, ragazzi. 4 punti su 2 partite, non sono male. Ma potevamo stare a 6 punti ed era sinceramente molto meglio. Ci siamo cagati la partita prima veramente in un modo malvagio proprio. Dai, 4 punti su 6 ci può stare, anche se ve l'ho detto, potevamo stare a 6 punti tranquillamente. Signori, allora, abbiamo giocato veramente molto bene questa seconda partita. Potevamo fare altri gol, ma ho voluto fare un po' troppo lo sburone e non l'abbiamo segnato. Però
pazienza. Signori, questo video è giunto a termine. Spero ovviamente vi sia piaciuto. Rinizia la scalata del Road to Vision 1, sperando che vada meglio, ovviamente. E in più, ragazzoli, vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentate, condividete questo video, passate la pagina Facebook, Instagram, tutto in descrizione. Mi raccomando, seguitemi. Ci vediamo con un prossimo appuntamento domani, come sempre, 14-19. Non mancate, mi raccomando. E andate a vedere il video del 14 su Rainbow Six con Ciccio Game 89. Ciao, signori.